Parliamo di un giovedì, proprio come oggi, ma di un giovedì di novembre, un giovedì di novembre del 1988. Oggi voglio fare questo video perché ho rivisto da poco le due partite e siccome è giovedì ho pensato di fare questo momento a Marcord per tutti i tifosi che mi seguono e amici rossoneri che mi seguono, che c'erano e l'hanno vista, e per quelli che invece magari alcune cose non le sanno. Premetto che tutto quello che dirò è semplicemente un ricordo stampato nella memoria, quindi se dovessero esserci delle imprecisioni vi prego di aiutarmi nel racconto corretto di questa epica doppia sfida. Di cosa sto parlando? Sto parlando degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni stagione 1988-1989. Protagonista il Milan da una parte e la Stella Rossa di Belgrado dall'altra parte. Il Milan partecipa a quella Coppa dei Campioni dopo aver vinto lo scudetto nel 1987-88, il famosissimo e leggendario scudetto di Arrigo Sacchi, alla guida del Milan costruito insieme a Silvio Berlusconi, con Gullit, Van Basten, Donadoni e tanti altri fuori classe e fenomeni di un Milan leggendario. L'anno dopo conquistammo il diritto di partecipare alla Coppa dei Campioni. All'epoca la Coppa dei Campioni era un torneo ad eliminazione diretta che si svolgeva dai sedicesimi di finale fino alla finalissima, quindi da 32 squadre a 2, e che il Milan riuscì ad affrontare bene nel primo turno, perché superammo il Vitoscia di Sofia vincendo 2-0 là in Bulgaria e poi 5-2 in casa, mi pare 5-2. Van Basten segnò 3 o 4 gol in quella partita, tra l'altro il portiere del Vitoscia è lo stesso portiere che poi nel 1994 difese i pali della Bulgaria ai mondiali statunitensi con i capelli. Nell'88 non aveva i capelli, nel 94 aveva i capelli, così una piccola nota stilistica. Torniamo a noi, superiamo il primo turno agevolmente, non c'è mai partita. Sorteggio degli ottavi di finale, il Milan pesca la Stella Rossa di Belgrado. Allora dovete sapere, cari amici, per chi non lo sa, che nel 1988 la Jugoslavia era ancora unita e Belgrado ne era la capitale. Cominciavano già a soffiare venti di guerra, che in realtà, piccola nota storica, cominciarono a soffiare dal giorno dopo la morte di Tito, ma questa è un'altra storia. La nostra storia invece ci riconduce a questo sorteggio. La Stella Rossa di Belgrado era la squadra della borghesia, contrapposta al Partizan di Belgrado, che invece era la squadra, diciamo, degli operai, in un certo senso del popolo, ed era una squadra ricca di talento, così come la maggior parte delle selezioni nazionali jugoslave che fino a quel punto non avevano vinto nulla, nonostante avessero potuto schierare delle formazioni veramente di grandissima qualità, e che non avrebbero poi vinto più nulla perché la Jugoslavia non ci sarebbe più stata. La stessa nazionale Jugoslavia che poi nel 1990 partecipò per l'ultima volta ad una competizione per nazionali ai mondiali qui a casa nostra, perché nel 1992, nonostante si fosse qualificata, venne espulsa e sostituita dalla Danimarca, e tutti sappiamo come è andata a finire quell'estate. Novembre 1988, la gara d'andata si era conclusa 1-1 a San Siro. In un'inedita divisa bianca, il Milan ha ospitato la Stella Rossa, che invece si era presentata con la sua divisa bianca-rossa, con i pantaloncini rossi. Segna Stojkovic il gol del vantaggio della Stella Rossa, pareggia dopo un minuto Virdis, un pareggio talmente veloce che le telecamere se lo perdono, e quindi tutto rimandato alla gara di ritorno. Una gara d'andata che, come vi dicevo, ho avuto modo di rivedere da poco, dominata in lungo e largo da Milan, ma difesa con una certa qualità, un certo ordine da parte di una Stella Rossa fallosa assai. Gara di ritorno, mercoledì 9 novembre 1988. Intanto partiamo per Belgrado con due giocatori che non avrebbero dovuto esserci, cioè Ruud Gullit e Filippo Galli, i quali non stanno bene ma decidono lo stesso di partire, nonostante la dichiarazione di Arrigo Sacchi in conferenza stampa, che disse che potevano tranquillamente rimanere a Milanello perché non li avrebbe fatti giocare. Ruud Gullit, tra l'altro, entrerà in questa storia. Andiamo a Belgrado, stadio Maracanà, stadio da 100.000 e passa spettatori. Un inferno in terra in quella Jugoslavia dell'epoca, che io ricordo anche per averla visitata, abitando di fatto al confine con loro. Tempi che noi non possiamo immaginare, anzi che non si possono immaginare adesso.
il mondo è un'altra cosa. Andiamo là, fa freddo, ci sono 6.000 tifosi rossoneri al seguito e sarebbe stato semplicemente un indizio di quello che poi sarebbe accaduto a Barcellona per la finale. La partita comincia, il primo tempo finisce 0-0, il secondo tempo si apre con tre cose determinanti, in ordine di importanza. Virdis viene espulso per una spintarella, a detta sua, perché nessuno l'ha vista, ai danni di un avversario. Pizzul, impostazione commento, immagina quello che sta accadendo, perché non si vede nulla. Perché non si vede nulla? Perché succede la prima cosa in ordine di importanza, ma abbiamo saltato la seconda. La seconda è il gol del vantaggio della Stella Rossa. Segna Dejan Savicevic, quel Savicevic, che sarebbe poi venuto a fare le nostre fortune, battendo Giovanni Galli con un preciso sinistro, da più o meno dal limite dell'area. Gol che abbiamo potuto rivedere solamente dall'inquadratura dal basso. E la terza cosa, e la più importante, scende una nebbia che mai più vedrete in un campo di calcio, forse, e che comunque non si era mai vista fino all'epoca, fino a quel momento. Una nebbia da tagliare col macete, nemmeno col coltello, che toglie completamente la visuale. A detta dei giocatori non si vedeva veramente a 5 metri. A questo punto l'arbitro decide di sospendere la partita. I regolamenti dell'epoca, però, contemplavano la possibilità, anzi l'obbligo, di procedere con eventuali squalifiche in caso di diffida e ammonizione o in caso di espulsione, anche nella ripetizione della partita. Quindi Virdis espulso, salta la gara del giorno dopo, Ancelotti diffidato ed ammonito, salta la gara del giorno dopo. Il giorno dopo è giovedì e ci presentiamo alle 15 del pomeriggio. Ora voi immaginate com'è un ottavo di finale di Coppa dei Campioni alle 3 del pomeriggio di un giovedì. Al giorno d'oggi sarebbe una cosa inimmaginabile. Io torno da scuola e dalle elementari e ricordo benissimo che andavo a leggere di nascosto dal quotidiano della mia maestra le notizie sul Milan e arriva il momento della partita. La partita si svolge così, cominciamo noi a dominarla dal primo minuto. Dopo meno di un quarto d'ora Vasiljevic, giocatore della Stella Rossa, liscia clamorosamente il pallone, il quale entra, vogliamo dire, di un metro, facciamo un metro e mezzo, lascio, dentro la porta. L'arbitro non lo vede, il guardaline non lo vede, ci viene tolto un gol. E non sarà la prima volta, anzi, non sarà l'unica volta. Nei quarti di finale, infatti a Brema contro il Werder, un altro pallone entrato nettamente in porta non verrà commutato in gol per noi, ma non importa perché poi vinceremo lo stesso quella coppa. Torniamo al Maracanã. Il Milan gioca bene, aggredisce la partita, passa in vantaggio con un gol di Van Basten di testa, ma più che il gol di Van Basten andate a vedere che cosa fa quello strepitoso campione che porta il nome di Roberto Donadoni. Sulla battuta di un calcio di punizione fa una finta che io non ho più visto, una cosa, un'idea che solo lui poteva avere, e mette di sinistro un cross sul palo opposto dove Van Basten di testa schiaccia e segna il gol dell'1-0. A quel punto la Stella Rossa deve riorganizzarsi e deve cominciare ad attaccare. Lo fa, prende coraggio e Dejan Savicevic si inventa un passaggio che solo lui poteva fare in profondità per il solito Stojkovic, il quale di sinistro batte sotto la traversa di Giovanni Galli. Di nuovo 1-1. A quel punto la partita si tranquillizza fino al momento in quale Roberto Donadoni scontra di testa con un avversario, cade a terra, rischia seriamente la vita, viene portato in ospedale naturalmente. A quel punto chi entra? Entra Ruud Gullit. Ruud Gullit che non doveva esserci, che aveva fatto un provino nell'albergo, nel giardino dell'albergo la mattina della partita, e che prende il posto di Donadoni. Fino alla fine dei tempi supplementari succede relativamente poco. Naturalmente la tensione e la posta in palio sono altissime. Ci presentiamo dal dischetto, noi segniamo tutti i rigori, Giovanni Galli ne para due, il Milan passa ai quarti di finale. E quella è stata veramente la porta che è girata verso la nostra gloria. Se non fosse scesa la nebbia di Belgrado, probabilmente non avremmo
fatto tutto quello che abbiamo fatto da lì in poi. Non avremmo vinto quella Coppa dei Campioni, non avremmo vinto quella l'anno dopo, al Prater di Vienna, contro il Benfica, e forse una buona parte della leggenda del Milan di quegli anni non sarebbe mai stata scritta. Questo era il mio ricordo di quel giovedì, di quando ero bambino, ma dove i colori rosso e nero già erano ben marchiati sulla mia pelle, perché fin da piccolo davvero ho sempre amato questi colori, sempre li amerò, e così so che farete anche voi. Se c'è qualche amico all'ascolto, spero, che magari era allo stadio quel giorno a vedere la partita, all'andata o al ritorno, pregato di scrivermi. E chi si ricorda qualcosa in più, o se ho sbagliato qualcosa, è pregato di correggermi e o di aggiungere a questo racconto il suo ricordo dell'epoca. E magari, se mi capiterà di vedere altre partite, se la cosa vi è piaciuta, potremmo raccontarci di quel bellissimo Milan, fino a quando non verrà il momento di raccontarci il bel Milan contemporaneo. Va bene ragazzi, alla prossima.